Ma è rosso, no? Eh sì, c'è Invece la. qui c'è una freccetta verde, ho detto allora va, invece non Da va. me compare proprio una barra che sbarra il microfono o la Sì, appunto, telecamera. rossa. Ma Sì, stavolta c'era infatti. in mezzo una freccetta verde che non capivo che cos'era. Vabbè, Sì, è rossa, è cliccato sopra, è rossa. andata via. No, Guido, dov'è andato? Porca miseria. Ci avevamo Guido? Boh. Allora. Vabbè, tornerà, ci riproverà. Sai C'era cosa voglio arrivato. farti sentire? Che sono riuscito a digitalizzare una screen, sai, una cassettina piccola, sai, di quelle qui, piccolissima, con una lezione che face, che ho fatto molti anni fa con Acuña, Alex Acuña, dove ci sono, cioè io ho preso solo, per loro ho digitalizzato soltanto due o tre pezzi carini, però, che erano abbastanza, allora erano abbastanza nuova, una novità, insomma, era una novità che lui ci faceva sentire dal Venezuela, robe così. I Porca miseria. ritmi venezuelani sono son belli. Uno si chiama Ocoropo, una roba così. Però te lo posso far sentire se vuoi. Oh, coro, prova. L'ho digitalizzato e so che come si fa a fare lo share? Aspetta, vediamo che se non è abili devo abilitare lo share anche multiple. Ecco qua. Ora dovresti poterlo fare. Cioè, come devo fare a farlo share? Devi cliccare su share. Sai quella cosa con la freccia? Stai in mezzo a. Esatto. Quadratino verde. Qua? No. Sai dove c'è chat, record, pulling? Dove c'è la barra del microfono e Sotto, della esatto. videocamera? Ah, basta. sempre qua? Sì, Sì, sta tutto nel lì. mezzo, però Ok? io più o meno Ah, nel mezzo. share, certo, Share. share. Ok. Ok, adesso forse ci riesco. Perché ve lo faccio sentire, carino questo. Ditemi il volume. Ok, prova. Ah, aspetta, se va. Ah, aspetta, aspetta. Fatto dall'inizio. Com'è il volume? Buono. Era una mini cassetta. Sì. Era colpa di rullante. Venezuela. Also from Venezuela, the Joropo. Tutto in 6. From Brazil, samba in 3, 1, 2, 3, 2, 2. Thank you.
l'ultimo pezzo di un minuto. Quale spazio? Però erano belli, non era male. Solo questo fortissimo. No, male. No, il volume è fortissimo, il volume è non fortissimo, male. Dovremmo dedicargli una puntata, perché a me lui è uno che mi ha sempre incuriosito, perché non è un cubano, stop share. Non è un non è un brasiliano, non è, però le suona tutte. Mi piace tantissimo. E in più suona le percussioni, la batteria. Sì, di solito i percussionisti suonano la batteria, che sono un po' tutto. Un po' percussionisti, no? Cioè la suonano un po'. Non sono così. Invece lui, porca vacca, è tremendo. La suona di brutto, eh. Sì, sì. Porca. Belli, non era male. Bello. Pensa che era in una cassettina, di quelle mini cassettine. Sì, quelle da i registratori da. Da intervista si chiamava. Sì, però ero lì a un metro, cioè ero lì. Va bene, io volevo farvi vedere questo solo di il video che avevo messo nella mail, perché tu gli fa delle robe per me, cioè io sono un po' di parte, diciamo così. Io quando ero bambino, e se lo ricorderà secondo me solo Daniele, che lui andava da Pip About da Peppa Pot a Fantastico, ti ricordi Fantastico? Ah, sì. E lui c'aveva sta batteria, abbiamo parlato l'altra volta, quella con le casse appese. Io mi ricordo che lui aveva quattro casse appese monopelle, cioè non erano tipo i gong drum, adesso li chiamano, però erano più grossi, cioè saranno stati 24-26, sempre il percussion. Quindi c'aveva una struttura di barre di metallo che teneva su ste casse, quindi lui faceva tutto sto solo sulle casse appese e la batteria ce l'aveva dietro. Poi da lì si girava, si sedeva la batteria, andava avanti e faceva solo la batteria. Tutto questo in prima serata su Rai 1, che adesso, cioè, non è pensabile nemmeno una roba del genere. E era lui era l'unico che poteva fare una roba del genere. Cioè, Pippo Baudo chiamava lui e come primo ospite della serata, perché gli mettevano su tutto l'ambaradan, c'era lui che faceva il solo. Era una roba. Poi invece, e su YouTube non c'è niente, l'ho cercato per ore, tipo Fantastico, Pippo Baudo e Tullio De Piscopo, di tutto ho cercato, niente. Viene fuori solo il duetto con Billy Cobham. Sì, dopo lo vediamo, però non è entusiasmante. No. Sono due. Sì, sai, allora io l'ho visto dal vivo, me lo ricordo dal vivo, e mi era piaciuto più Tullio De Piscopo, però adesso riguardando poi il filmato, questo qua su YouTube, dove li vedo, perché io li vedevo da giù e li sentivo da giù, da lontano, no? Cioè, mi tu sembra... eri in trasmissione? No, li ho visti in concerto. Ah, perché ero... facevano anche i concerti? Ah, cioè, io pensavo fosse la Modena. Fatto. Io pensavo fosse un'ospitata televisiva, invece erano in giro a suonare. No, erano in giro a suonare. Ecco, sì. Ecco. Era a suonare, fare lo spettacolo. E vabbè, da lì l'avevo visto così. Poi adesso riguardandolo invece il filmato dove si vedono le mani come lavora uno, come lavora l'altro, e vedi Tullio che fa una fatica assurda mentre... Perché già fisicamente c'era una certa differenza, diciamo. Nei tempi, sì. Minchia, Billy Cobham era pompatissimo. E comunque secondo me è stato, io, dopo lo vediamo, secondo me è stato un gentiluomo, perché non ha, vi ricordate quel solo che abbiamo visto del 74? Sì, che era, certo. Non ha fatto quello. No, però bastava
ci sono poche cose, ma basta, le vedi subito. Però secondo me è stato bravo, cioè nel senso che poteva sotterrarlo con le scariche, no? Tipo, sì. Non so se avete mai visto il duetto di Gene Krupa e Buddy Rich. Cioè, Gene Krupa già anzianotto, Buddy Rich invece giovane. Cioè, inizia Buddy Rich, sai che Buddy Rich, Gene Krupa faceva tanto con la testa e meno con le mani, no? Faceva tutte le mosse così, però c'aveva una sinistra ormai un po' anchilosata, e c'era Buddy Rich che lo guardava così e intanto biascicava qualcosa, non so che cavolo, e a un certo punto lo vede e finisce come dire, è finito? Picchia, parte con un 1-1 sul rullante, così, cioè, basta, fine di Gene Krupa polverizzato, poverino. Cioè, lì vedi, Buddy Rich non è stato molto gentiluomo. Diciamo, poteva, no, proprio l'ha massacrato. Cioè, poi è partito tutti i giri, i circoli, ha fatto tutto, e l'altro continuava a fare staccata di che di taccata di che di taccata di che di pum pum, taccata di quell'altro. C'è una roba, cioè, quello era anziano, almeno per, cioè, non lo so, per rispetto dell'anzianità del personaggio, Gene Krupa, cioè, era proprio massacrato. Invece, qua Billy Cobham è stato bravo. Poteva fare quattro scariche, e sai, il pubblico vede le scariche, dopo l'altro è molto più melodico, la costruzione, anzi sul solo che vediamo adesso vi renderete conto, non saprei dire se Ged ha preso da Tullio o Tullio ha preso da Ged, sono coetanei, non lo so, però la costruzione dei soli vedrete che è molto simile, Ieri sera sono andati a vedere Ged. C'è anche Sapino e un altro ragazzo che si. L'altro Ferrari che ogni tanto si collega. E avevo visto che sono. C'era anche stasera a Bergamo stasera. Anche ieri. Sì. Ieri era anche a Bergamo sempre? Sì, credo di sì. Due sere di fila? Ma era una clinic ieri. Una clinic, sì. Anche oggi. No, è una clinic e anche poi fanno anche. E poi fanno un certo. Io l'ho visto al Blue Note con la band sua, con la Ged Gang, che avevano fatto il disco con Michael Landau. Mm-hmm. Devo dire che Landau è una roba pazza. Cioè, Landau è un altro Gesù Cristo. Cioè, come tocca lui la chitarra è una roba. Io non ho mai sentito un chitarrista avere le dinamiche che aveva lui. Non ha usato quasi mai il distorto. Ha usato sempre il clean. Ma aveva una dinamica e in più il fraseggio era cioè, giusto, sai, dici ho capito tutto, bello, mi piace, funziona, Ged andava via liscissimo, tutti i pezzi medio lenti, non c'erano, forse ha fatto un pezzo che era un po' tiratello, ma tutto il repertorio avevo. Lui c'ha 70, sì, cioè, i fast non li fa più. Però girava tutto bene, ha suonato quasi tutta sera Match Grip, ha fatto solo un crescendo su un 2-2 e lì ha usato la Tradition. E poi ha girato e ha suonato tutto Match. Suoni della Madonna, band pazzesca proprio, cioè bel concerto. Certo, se vai a vedere i video degli anni 70, quando era giovane, che picchiava anche forte, nei limiti, cioè lui non è mai stato un pestatore. Però s'agitava forte negli anni 70, adesso ovviamente, adesso c'ha 70 anni invece che anni 70, per cui diciamo che si agita un po' meno, va più di gusto. Che è così, con l'età anche Peter Erskine, prima si agitava, adesso quelle poche note che fa sono però quelle messe lì, pim, secche. Per cui adesso vi faccio vedere sto solo perché è carino l'inizio che fa il solo con un set... Che non ci crederete. Guarda, guarda che set ha. Oddio, che è successo? E che è sta roba? No, ma guarda il Charlie. Cioè, il Charlie è un affarino laggiù. Non l'ho neanche visto. Se non lo facevi notare, non lo vedevo neanche. Allora, la cassa credo che sia una sorta di djembe messo a cassa. Sto Charlie credo che siano i Charlie del 1920. Era alto così, con i piattini da 10-12, un campanone gigante, e al posto del rullante c'ha un pad da marching band, che non lo so dove diavolo l'ha trovato, io l'ho cercato per mesi
non l'ho mai. È quello con la cordiera, che è la cordiera. Credo di sì. Il suono è quello. Adesso ve lo faccio sentire, ditemi il volume. Aspetta, allora così è a zero, un po' troppo. Andiamo. Adesso c'è un tizio qua che lo presenta che urla come un disperato. Con l'orchestra di Paolo Tomelleri. Sembra Lino Patù. Senti che suono che ha? Somiglia molto a The Marching Band. Beh, sì. Cioè, senti come costruisce questo solo della serie La Ripetizione. Io lo vedo in tascato. Voi lo vedete a scatti? Io a scatti lo vedo. Io sì, ma sono provato. Lo vedete tutti a scatti? Io sì. No, io lo vedo. Allora dipende da me. Ok. Vado. Boom. Boom. Ma ha una pelle a posto, sai che pelle come si chiama? Cioè, guarda il Charlie che cos'è. C'è la cordiera sotto, hai visto? Senti che la frase la ripete almeno due volte e poi la cambia e la ripete e poi la cambia, la ripete, la cambia, forse. Cioè puoi dargli anche un fustino, te lo fa suonare. Vedi che la ripete la frase e la cambia. Ripete, la cambia, la ripete, cioè capito come li costruisce i soli? Frase, ripeto, frase, ripeto, ripeto e magari alla fine della ripetizione fill. E adesso suonerà Caravan. Non serve il direttore, c'è lui. Che qua sentite come accompagna, a parte che vi scioccherò con questa cosa qua, guarda. Guardate la tenuta del tempo che ha. Thank you.
solo, costruzione la stessa, eh? Ma lo vedete il tempo? È lì. Tema finale, cioè, l'avete visto questo? Cioè, 122, 120, 121, 123, cioè, non si sposta. Cioè, avere un timing così, secondo me, cioè, già quello fa il 90% della sua bravura. È scioccante. Oddio, dove è andato? Sparito tutto. Se n'è andato. Ha tenuto sempre 120, a parte questo ogni tanto uno o due punti li balla lui, eh? Cioè se tu metti un metronomo e ogni tanto lo vedi che si sposta, ma il metronomo no, per cui c'è una tolleranza di uno o due punti. Cioè questo durante il solo, il tempo era quello, nonostante tutto il delirio che ha fatto, e le terzine e i rulli e il patapim e il patapam, cioè io, e te ne accorgi quando suona, perché quello che io sento quando lui suona è, c'è presente l'olio, cioè scorre tutto, cioè non c'è mai un irrigidimento, un, cioè è per, boh, io non so come diamine, c'è un timing allucinante. Ma vabbè, avete visto i soli, avete visto come li costruisce lui, una frase trova, te la ripete e poi la cambia e te la ripete e poi fa una variazione e te la ripete, cioè come fa Ged, uguale, è quella la similitudine che io vedo con Ged. Ma il top del top è notate il commento di questo tizio qua. Mi spiace, ma non ci siamo proprio. No. Ma come non ci siamo? Ma tu non ci sei? Porca miseria, ma questo qua è un malato di mente, cavolo. E gli hanno messo 4 like. Eh sì, sì, perché... E nessuna va a morire ammazzato. Toh, questo ce lo metto io. Oddio, che è successo? Ah, beh, perché sono in incontro, con la navigazione in conto. Vabbè, pazienza. Ce lo metto dopo. Caravan, con l'orchestra di Paolo Tomelli. Sì, vabbè, non urlare. Ok. Poi, ovviamente, lui ha suonato tanti anni con Pino Daniele.
Io lo conosco personalmente Tullio, perché sono andato diverse volte nella sua scuola qui a Milano. Una volta gli ho portato tutti i miei 8 volumi di Lettura a Prima Vista. Oh, che bello, Ruggè, che bello. Me li dai? Tutti glieli ho lasciati. Perché come fai a dirgli di no? Se li ha tenuti tutti. E poi sono tornato tempo dopo e girava per la scuola con... Guardavo con un foglio di carta in mano, capito? Così girava. Oh, Giorgio, come stai? Guardo il foglio, era una fotocopia del mio libro di lettura, cavolo. Beh, vuol dire che gli è piaciuto, no? Vuol dire che se l'ha guardato e gli è piaciuto. Ma aveva chiesto di fargli da assistente, perché lui a scuola non c'è sempre, c'è un assistente che non mi ricordo... Boh, magari adesso non c'è nemmeno più, che fa magari i principianti, lui fa le classi più avanzate, e mi aveva detto che siccome questo assistente era di Modena, forse c'aveva dei problemi, gli era nata un figlio, una roba del genere, mi ha detto se lui lascia verresti, e gli ho detto, cioè sì, domani, come no, cioè. Poi questo qua non ha mollato più, vabbè. Poi ci siamo rincontrati, ma sarà stato st'inverno, perché il chitarrista che suona con lui c'ha una scuola qua a Monza dove io insegnavo prima, e una volta l'ho trovato in giro per la scuola, ci siamo risalutati. Comunque è un personaggio incredibile, cioè pazzesco. E quando lui cominciò a suonare con Pino Daniele, a parte che lui poi se comincia a raccontare le storie sei finito, non vai via più, cioè, stai dei giorni, perché ne ha, come la storia che lui, non so se ve l'ho raccontato, che lui praticamente, quando lui è venuto a Milano da Napoli e hanno capito che in studio lui era un mago, perché leggeva la musica, cosa che pochissimi facevano, parliamo degli anni 60, e in più lui faceva tipo buona la prima. Allora lui a un certo punto ha detto, io a un certo punto, siccome venivi, all'epoca venivi pagato, ve l'ho raccontato anche, che lo diceva anche Coso, quell'altro che insegna CPM insieme a Guardi, che miseria, vabbè, che una volta i turni erano minimo 3 ore e venivi pagato tipo 300.000 lire, e anche se suonavi 10 minuti venivi pagato 3 ore, se poi serviva un'ora extra veniva pagata di più, come uno straordinario. E lui a un certo punto ha detto, io ho cominciato a sbagliare, perché sennò finivo troppo presto, non guadagnavo una mazza, fa. Cioè, perché tanto se sbagliavo, almeno allungavo il tempo della sessione e almeno guadagnavo qualcosa in più. E poi ha detto che lui la notte con la macchina faceva il giro da casa sua allo studio per capire la strada per arrivare prima. Cioè, pensa che roba, ragazzi, pazzesco. Allora vediamo un po' se trovo. Lui ha fatto i dischi più belli, secondo me, di Pino Daniele, tipo il classico Vai Mo. Ce l'avete, Vai Mo? Daniele, ancora il microfono non c'è, Daniele. Eccolo. Sì. Aspetta, ti ho mutato. No. Ecco. È andata via la luce qua. Ah, che bello. Oh. Per 2-3 secondi, il PC si è riacceso, ma poi non c'era internet. Però sono andato su a spegnere il router, l'ho riacceso, adesso è ripartito. Ma sei vicino l'acqua e le inondazioni, sei? Beh, non lo so, sai che è piovuto tutto oggi qua. Anche qua. Però sai, l'acqua qua scende giù, sono in collina, quindi sulla collina, quindi l'acqua va giù. Ma stavamo parlando dei dischi che Tullio ha fatto con Pino Daniele, poi dopo vi dico anche qualcuno di quelli che ho scoperto che lui suona come turnista, perché lui come turnista... prima dell'avvento di Melotti, Calloni, tutti i dischi li faceva o lui o Di Cioccio a Milano. Cioè, e ne faceva di più lui perché leggeva. Di Cioccio è un autodidatta, non legge, un istintivo. Tipo Figli delle Stelle, chi è che non se la ricorda? Noi siamo Figli delle Stelle, è lui. Tra l'altro quel pezzo lì ha un gruvettino che è molto insidioso. Dicevo, il disco che io comprai e ce l'ho in vinile, era Vai Mo di Pino Daniele. E secondo me è un disco meraviglioso. E lui suona in maniera pazzesca. A parte che anche la batteria suona bene, strano, perché
tipo Yes I Know My Way. Chi è che non conosce questo pezzo? Yes, ah, I Know My Way. Un po' l'ho trovato live, vediamo se è con Tullio. Sì, l'ho trovato. Ah, sono già in share, giusto? Lo vedete? Sì, sì, sì. Allora c'era un volume folle perché sentivo un rientro. Tony Esposito! Ti devo mutare, Daniele. È shuffle questo pezzo. Un half time shuffle. Sa perché è in bianco e nero. Col click 104 fisso. Thank you.
non si sposta, eh? Io non ho parole, 104 fisso era qua, eh. 104 fisso. Aspetta che t'ho mutato, Daniele, aspetta perché c'avevo un ritorno che mi batteva. Ah, sì, ero io. Sì, eri tu. È una roba... Abbasso il microfono. Allora, c'è un altro pezzo che lui suona con le spazzole. Ah no, devo farvi vedere il solo... Porca, c'è su YouTube, lui fa un solo con le spazzole e solo il rullante, forse. O rullante Charlie, che è una roba pazzesca. Ah, ho abbassato un po' il microfono, magari va meglio. Magari quel microfono lì tira dentro tutto. Ah no, aspetta, vedo, guardate com'era acconciato qua. No, ragazzi. Allora, qui siamo in pieni anni 80. Qui, 83, vedi un po'. Alla televisione svizzera. Ripetizione. Adesso sto pattern come funky. Un po' samba funky. Cioè io sento Ged qua. È vero che Ged poi Pino Daniele l'ha chiamato anche in un disco, Ferry Boat. Samba disco o disco samba. Obbligati. Cioè, era solo per dire, no? Cioè, una volta si suonava le canzoni erano così, gli obbligati, c'era dentro un po' di Latin, c'era l'assolo di chitarra. C'era. E non andiamo avanti in questa discussione. Certo. Adesso vanno bene, poi erano belle anche i pezzi di Pino Daniele. Sì, ammazza, sto pezzo qua poi... Lui lo suonava veramente di brutto, cioè...
io rimanevo sempre, aspetta, però devo trovare quel solo lì con le spazzole, perché però non saprei nemmeno come cercarlo, porca miseria. È proprio lui davanti, solo con rullante, un rullante rosso. Oddio, come potrei cercarlo? Stop, io no. Porca miseria. Secondo me devi cercare Tullio senza Pisa Daniele. No, io ho scritto Tullio Episcopo, solo spazzole, spazzole, vediamo, tolgo solo. No, viene fuori sta roba, era una trasmissione, una roba del genere. E lui è davanti, sgabello, rullante e spazzole. Dove diavolo sarà? Cioè io la prima volta che l'ho visto ho detto, no, cacchio. Cioè anche con la cordiera, riusciva a fare dei numeri con la cordiera... Che tu dici, no, dove li tira fuori? Sì, esatto, ma vedi, ma lui non è che fa delle cose difficilissime, anche semplici, però sono belle, cioè, anche quelle, tu-dum, pum, tu-dum, pum, tu-dum, cioè, quelle cose... Sì, sì, che sembrano... Sono, sembra chissà che cosa, perché la fa anche scenica, però... Sì, esatto, ci mette tanto di scena sopra, però comunque è, però, che, ma, è che le fa proprio... È sì. Il contesto, capito? Cioè, sì, nel contesto ci stanno alla grande. Ma di brutto. Fa una gran scena di brutto. Cioè, mentre sì. Tutti noi faremo... Sì, lui fa... Così, perché la semplicità... A volte uno si... Non dico che hai paura a essere semplice, forse perché pensi che qualcuno... Si dica, cazzo, fai le cagate così, le stupidaggi, gli esercizi, i bambini, no? Invece lui, ma se ne frega proprio, cioè no, di brutto. Frega, ma poi ha groove, quindi lo fa con questo... E lo fa bene. Lo fa bene. E fa bene a farlo così, perché esatto. Almeno... Chi è? È una radio. Una radio? Ma da dove arrivava? Stavo cercando il video. Eccolo qua. L'hai trovato? No, qui è con le spazio, ma picchia sul tavolino. No, non è quello. C'ha le pentole, no, ma non mi ricordo come diavolo. Lo sta registrando? No. Sì. Adesso sì. Ammazzo. Non ce la posso fare. Ma porca miseria, no, è che vedi, ci sono mille video di Tullio. E come cavolo faccio a trovare quello lì? Un po' di anni che sono. Diciamo di sì. Pensa che lui, intanto che scorro qua, vi racconto quello che lui ci raccontava quando lo andavamo a trovare. Quando veniva, lui, sai, da giovane, quando venivano gli americani, lui si attaccava tipo cozza. Tipo a Philly Joe Jones, gli si attaccava tipo cozza, gli montava la batteria, gliela smontava. Cioè, pur di stare attaccato a questi mostri qua, lui gli andava dietro come un cagnolino e intanto... Capito? Prendeva su qualche cosa. Sì. Ha fatto bene. Eh sì, si fa... una volta si faceva così. Di farlo, è giusto farlo. Una volta, l'iter, sapete qual era una volta? L'iter era che l'allievo andava a montare la batteria al maestro. C'era sta non cosa. Non era male. Ma secondo me era anche giusto. Cioè, lui ti si portava ai concerti e tu, capito, lo aiutavi a scaricare, a montare, in pratica facevi quasi tutto tu, però, e intanto però ti vedevi il concerto da dietro, capito? E poi davi a cena con lui, cioè, puoi mettere? Adesso una cosa del genere non esiste più. Non esiste più perché i ragazzi ti chiedono i soldi, lo sai? Ti chiedono i soldi. Sì, vengo, però mi paghi qualcosa? Ma come ti paghi? A me è successo. Io ero, non mi ricordo, ero a fare una roba da qualche parte, poi la sera avevo un concerto in un locale, ho chiesto a un allievo, gli ho dato la batteria, me la vai a montare, mi fai il sound check, perché io finisco di lì e vengo di là. L'ho dovuto pagare. Capito? 50.000 lire, una roba del genere, ma l'ho dovuto pagare.
E non si è nemmeno fermato al concerto, è andato via. Fra me e me ho pensato, vabbè, non sarò... Non so, se era qualcun altro magari... Però era un mio allievo, non è che... Niente, non lo trovo, per cui... No, volevo fargli sentire quello lì... Guaglione, ma che te ne fotte, sentito sempre da quel disco lì. Ma che te ne fotte. Possibile che non c'è sto pezzo? Ah, eccolo, sì, c'è. Eccolo qua, live anni 80. Oh. Cioè, sentite... Nei suoi racconti lui ci ha raccontato che quando Pino Daniele lo chiamò, lui era già Tullio d'Episcopo. Pino Daniele era uno sconosciuto, c'era uno alle prime armi, un ragazzotto, capito? E lui anche gli altri tipo James Senese, questi qua erano già famosi, soprattutto a Napoli. Decisero di supportare sto ragazzo perché ci hanno visto lungo, ovviamente, però tipo che Pino Daniele gli dava del lei a Tullio. Sì, sì, cioè, tipo i rapporti erano quelli, poi piano piano ovviamente le cose sono cambiate, però all'inizio era così. Cioè, la prego, venga a suonare per me, capito? O una volta proprio le casse, i bassi, no. Questa è la Hypercacio. Il piatto è al secondo piano, cavolo. Suonando le spazzole, faccio sentire la versione in studio perché si sentono di più le spazzole. Qua sta picchiando duro, ma è sommerso dalla... Sono bellissimi.
Cioè, quei film lì sono. Sì, bellissimo, mentre suonano, se non è che. Cioè, io quando ho messo sto disco sul piatto mi sembra che questo era il primo pezzo. Ho fatto cazzarola, ma come suona questo qua? E guarda, Suona. infatti c'è anche questo, ma che ho, bellissimo sto pezzo. Quei flema. Cioè, sembra Al Jarreau in Italia, in Sì, napoletano. in napoletano, sì. Il mood era quello, funky soul. Invece su anche con il posto, Sì, le percussioni fanno questa roba qua. Molto americana come cosa. Special. Senti che accordi. Altra musica, ragazzi. Io l'avevo anche dimenticata sta roba. No, no, io ho degli amici che suonano, che fanno le cose, Sì. fanno proprio vai mo, fanno Ciao proprio così. Carlo, detto Charlie. Dov'è? È sotto a te. Non lo vedo Non lo io, vedi? aspetta, sì, beh, devo. Lui è andato, lui mi sa che è andato a vedere Steve Gadd, che ho visto. Ah, allora adesso lo Sì. smutiamo e ci racconti. Sono ancora un po' Ci è scioccato. fatto firmare una spalla, ho visto dietro. Sì. Autografa. Una spalla? Sì, la maglietta. Ah, La pensavo che maglietta. ti hai fatto tatuare, non ti lavi più, tipo a pelle. No, la maglietta bianca. L'idea era quella, però no. Porca miseria. Questo tutta un'altra storia pure l'ha suonato lui, no? Arlan ha cominciato con una macchina da scrivere arrugginita ed è diventato uno degli Sì, va scrittori di bene, gialli più ok, venduti di tutti. skipad. No, thanks. Sì, Tullio d'Episcopo, guarda. Scusa se ho Ancora. interrotto la storia di Ged, ma mi sto facendo prendere dai ricordi. Sto pezzo qua pure. C'ha un tiro allucinante. Senti com'è. Wow.
cassa, sentite la cassa. E non la fa con la doppia cassa. Non è facile suonare sta roba qua, cioè, la cassa deve andare qua, poi in studio devi anche registrarla, perché... ovviamente sto anticipo di sedicesimo ricorre. Mi sentire il Cicore Electric Band, quelle robe lì. Ok, figa, troppo bello sto pezzo qua. Cioè quella roba di cassa, cutum cutum pa, cutum cutum pa. Cioè io ci ho provato e non vengono tutte giuste così, eh. Ogni tanto qualcuno è tutu tutu, si allarga un po', cioè vuol dire avere un bel controllino, eh. Bella Ambriana, bella Ambriana. Aspetta che qua c'è un live, ho trovato. Ah, questo era il concerto con le due batterie, forse? Mi sento rullante. Questa è una citazione, eh? Eh sì. Questo è Max Roach, Drums Max Also Waltz. Questo non c'è nell'originale. Thank you.
Questa non è facile, eh. In Mozambique. Chiamando il pezzo, ma il pezzo dov'è? Mi piace il gruppo da tre. Che questa è una citazione. Ma perché l'hanno intitolata Tutta una storia? Non è. Perché secondo me è l'inizio, prima del pezzo. Del pezzo, ho capito, ma allora fai solo di Tutta una storia. Porca miseria. Sente male, si sente. No, volevo farvi sentire Figli delle Stelle, che adesso che sapete che è lui, perché il groove è uno shuffle anche quello, e non è facile da suonare, eh? Versione restaurata. Perlomeno qui. Giusto per fare adesso il pezzo, magari tutto, per chi non ha la mia età può essere un pezzo brutto magari, però io quando ero bambino girava sta roba, 77, io avevo 11 anni, girava sta roba, a me piaceva sto pezzo. Anche a me piaceva. Dai, vediamo un po' un altro pezzo bello, quale potrebbe essere, avete dei suggerimenti? Io non vedendo Facebook non so se la gente commenta, suggerisce, non vedo niente, quindi non lo so. C'è anche quell'esibizione con... Ci sono dei pezzi delle canzoni di Tullio, dei vecchi dischi fatti da lui. Tipo Stop Bayonne? Sì, o anche prima. Primavera? No, prima, molto prima, dove c'era Maga Negra, tutte quelle robe un po' strane.
Maga Negra. Sì. Oppure, aspetta, aspetta, ce n'è una che gli suona il campanello e dice: Ma che è? A questo? Ma che è? Ce l'ho solo io, secondo me, capisco. Mi sa di sì. No. No, e c'è anche un solo in quel disco di finale. C'è anche un solo, è bello quel disco, ce l'ho in vinile però. Comprato, No, non mi trova niente. ero un ragazzino, secondo me avevo avuto 16-17 Però per me, secondo me, lui il meglio di se stesso lo dà in big band. Cioè a Milano faceva, non so se la fanno ancora, la lunga notte della batteria o dei tamburi. Non so se vi ricordate, Lucchini Memorial Day era nata una roba così. E lui lo fanno suonare sempre per ultimo, perché nessuno ha il coraggio di suonare dopo di lui. Cioè, secondo me è proprio... Aspetta, perché c'è un pezzo... Dov'è che l'avevo trovato? Vedi, questa è la lunga notte delle batterie, per esempio, questo qua. Vedi, è lunga. Lucchini era un insegnante qua di Milano, ci sono andato anch'io per 2 o 3 anni, 2 anni, 2 anni. Ed è morto forse negli anni 90, primi 2000. E siccome parecchi dei batteristi di Milano sono stati Sì, suoi un allievi, sacco di gente che conosco, odia. che ha studiato la Lucchini. Sì, Christian Meyer piuttosto che Max Furian, si sono andati in tanti. Cioè lui riesce a suonare funky, latin, pop, jazz, big band. L'ho visto una volta, facciamo un jazz. Era uno spettacolo che si chiamava così. Facimmo jazz. Ah, questo qui io ero fra il pubblico, me lo ricordo. Questo era lo Smeraldo, era. Teatro Smeraldo, esatto, 2006, me lo ricordo. Poi a volte arriva con delle sue invenzioni strane, tipo le bacchette con gli shaker sulla punta. Sing 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 lo conoscete? Ah, forse questo qua, questo. No, è lo stesso di prima. No, ce n'era È un uno cassetto, ma è lo stesso. con l'orchestra. Sing 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 è un classico da big band, Sing Sing Sing. Vediamo se lo conoscerete perché... Perché iniziava con i tamburi, lo faceva Gene Krupa, lo faceva. Pezzo forse di Benny Goodman. Questo è Tony Arco, lo conoscete?
2005? Male, stava leggendo anche, secondo me no, l'avevano provata da poco, per cui per chiudere io andrei a vedere il famoso solo con Billy Cobham, esatto, e fantastico, vedi, fantastico, eccolo qua, e Peep About. Ce lo metti Pip Pauta? Sono due grandissimi ospiti per ospitare due grandi batteristi, e si chiama Drum Contest in gergo musicale questo incontro tra due musicisti che suonano lo stesso strumento. Abbiamo un campione italiano, un campione di casa nostra apprezzato in tutto il mondo, che è Tullio De Piscopo, il quale si presenta a braccetto di un altro grande, forse il più grande batterista del mondo, l'America, grandi tradizioni. Adesso io non è per cattiveria, ma tu non puoi presentare l'italiano e poi il più grande batterista, l'hai già, cerca di avere, vabbè, boh, le batteriste del mondo, noi abbiamo il più grande batterista italiano, poi abbiamo il più grande batterista del mondo, quindi l'altro è già andato, capito, è passato in secondo piano, vabbè, e Jim Krupa, Max Roach, Bud Rich, e adesso arriva quest'altro grande campione accompagnato da Tullio De Piscopo, il grandissimo Billy Cobham. Cos'era, 1980? Tullio De Piscopo, e per la prima volta Billy 86. Cobham. Ciao Billy, come stai? Fine. Bene. Molto bene. Tullio mi ha sempre parlato di questa grande amicizia con il grande Billy Cobham, e mi ricordo all'inizio, quando facevamo le selezioni per Fantastico, mi dicesti in sala prova: perché non facciamo un drum contest? C'è un incontro tra noi, c'è la ritmica che vi dà, diciamo, il sostegno ritmico, e questi due grandi batteristi, lui senz'altro, vero, il più grande? Uno dei dopo di me, quello che ha rivoluzionato la batteria negli ultimi anni, insomma, dal 70. Il primo nel mondo e il secondo. E ormai la gaffa l'ha fatta all'inizio, cavolo. Allora, tutti pronti, un momento di tempo, aggiustano le bacchette, è un incontro vero, è piacere di vedere due grandi musicisti che si affrontano, che si contestano, per usare una traduzione che non è forse giusta, si contesta, ma che con gli stessi strumenti. Billy Cobham vive a Zurigo, in America, vive a Zurigo e si sposta in tutta Europa per fare questi concerti, si è incontrato spesse volte con Tullio, hanno stretto una simpatica amicizia, e quindi adesso si esibiscono. Dimmi. Volevo presentare i miei amici, che sono Rino Zurzolo al basso. Massimo Volpe alle tastiere. E Gennarino Venditto alla chitarra. Si mancava un Gennarino, tu. Siete pronti? Ready? Ready, vai. Oh. Che è successo? Eva. Ah, ecco.
diciamo che la partenza. Tullio suonava la Gretsch gialla. La Gretsch gialla. Me la sogno la notte io. Billy Cobham il pezzo non l'ha mai sentito in vita sua. Ma neanche io. Non becca un accento. Gli avesse mai risposto alle frasi che gli faceva. Non gli ha mai risposto, eh?
parlo di Billy Cobham, cioè Tullio chiamava papà, e l'altro spadru, eri papà per dire, oh, ma rispondi? No, non ha risposto mai. Questo per farti capire che il Tullio è uno che anche quando fai soli fa botta, risposta, cioè costruisce, ripete la frase. L'altro invece è tutto muscoli, perché non ha fatto... Cioè, vi ricordate una frase di Billy Cobham? No. Quella di Tullio? Te le ricordi? Sì. Ta-ta-ta-ta-tonto. Cioè, rispondi, santa miseria, invece di fare... Non lo so. Io, Billy Cobham a me piace, per carità, però su questa cosa qua, no, secondo me, non è cintura nera. Te l'avevo detto, a me era piaciuto più. Sì. Cioè, all'inizio ha fatto la sua cosa. Vivo a Modena, era quella sera lì, e a me è piaciuto di più tutto l'Episcopo. Perché... Billy Cobham faceva così. Eh sì, fa la palestra sulla batteria, invece Tullio... Suona, c'è groove, c'è... Poi dopo sì. Billy, se parte con i suoi groove, le sue robe pazzesche, per carità. Sì. Però, cioè, qui bastava che si... che rispondeva, cioè poteva andare avanti, capito? A un certo punto aveva pipì, popò, popò, pipì, papà, e già si è stufato la seconda, Perché patà, pipì, potò, putù, gliel'ha cambiata. Cioè, già la seconda, cioè, aspetta un attimo, che impazienza, madonna. Si vede che non era a suo agio in quel gioco lì, capito? E allora cercava di uscirne in tutti i modi. Però, boh, per me, se Tullio fosse nato in America, ma vi rendete conto? Cioè, se uno così fosse nato a New York, oppure avesse fatto la decisione folle, che ne so, negli anni 60 di emigrare a New York, secondo me sarebbe nell'Olimpo di quelli a livello mondiale. Cioè, lo conoscerebbero in tutto il mondo, perché purtroppo in Italia non è che sia batteristi italiani riescono a fare... il giro del mondo, se fosse, chissà se fosse andato là. Stani, cioè, secondo me forse la spiegazione è che noi non sappiamo come, non parliamo inglese. E però lo impari l'inglese, lo impari in un anno o due, dove però... vai, lo impari. Però non lo so, ma magari, cioè lui ha suonato con gli americani, perché se guardate qua nei video, lui ha suonato con Jerry Mulligan, ha suonato con cioè quando venivano gli americani in Italia lo cercavano. Perché il jazz lo suonava proprio bene. Cioè, Jerry Mulligan. Ma... Cioè. Eccolo qua, Tullio Episcopo e Jerry Mulligan. Siete una schifezza. Sì, il Jerry Mulligan è stato in effetti il mattatore della serata di Orvieto. Dopo il breve duetto con Parkland, ha suonato accompagnato dalla ritmica del complesso di Gianni Basso. Il complesso! Cioè da Renato Sellani al piano, Dodo Goi al basso, Tullio D'Episcopo alla batteria. Al quartetto, infine, si è aggiunto lo stesso Gianni Basso col suo sax tenore. Mi sento da schifo. Madonna, veramente. È stato proprio male. Ma volevo vedere se c'era qualche altra collaborazione con qualche altro americano. Comunque lui, quando venivano gli americani, suonava con gli americani. Senza problemi, anche perché gli standard li conosceva tutti. Sono due grandissime batterie, sì, sì, va bene. C'hai ragione tu. I fatti sorti, questo, i fatti sorti, che si diceva che era dedicato a Pino Daniele, invece secondo me non era vero, perché sembrava che a un certo punto ci fosse stato un attrito fra i due, no? Quando poi Pino Daniele ha cominciato a chiamare gli americani, come hanno fatto gli altri anche, perché non è una cosa che ha fatto solo Pino Daniele, l'ha fatto in tanti gli italiani. Forse lui è stato uno dei primi, forse. Sì. Però non è vero che non c'era stato nessun attrito, anzi, forse è stato Tullio a smettere di suonare con Pino. Non è successo niente, secondo me non è successo. Poi le cazzate ovviamente viaggiano, che è una meraviglia, però sto vedendo se veniva fuori qualcosa con... Detto da lui era che se pur che parlino di te, che parlino bene o male, l'importante è che parlino tanto di te. Sì.
quella è una vecchia regola del marketing. Sì, sì, sì. Che si parli bene o male di te, l'importante è che se ne parli. L'importante è che parlino di te. Sì. Tanto. Secondo me l'importante è che parlino bene di te, tanto. Perché... No, ma lui dice anche male lo stesso. Se parlano tanto di te, poi sei conosciuto comunque. Sì, a parte che se parlano male di te bisogna vedere, magari è tutta invidia, sai, il hater, sì, l'odiatore di turno. Però erano le sue parole, me lo ricordo. Sì, sì, ma sì. Un vecchio detto, non credo che secondo me non è roba, non è farina del suo sacco. Non è neanche farina sua, cioè. Però ecco, vedi, qua ha suonato, guarda. Vediamo se dice chi è. Ah, vuoi scrivere una descrizione, qualcosa, niente. Quindi lui non ha problemi a suonare nemmeno con questi giganti qua. No, non credo proprio. No, non ha nessun problema. Per cui chissà, se magari bastava che uno di questi lo avesse chiamato, una volta che ha suonato con lui in Italia, gli avesse detto vieni a New York e facciamo, che ne so, una settimana, due settimane, al Blue Note, che ne so, ti invito là. Magari l'hanno invitato e lui non ci è andato, eh. Oh, cioè io... Non la so tutta la storia della sua vita. Non è che... L'ultimo pezzo. Cosa potremmo prendere? Filmato storico Rai. Era sta roba. In bianco e nero. Questo. Madonna santa. E che è muto. È il cinema muto. Alla batteria, Dodo Goi al contrabbasso, il brano Hector House. Madonna che batteria, ragazzi. Attenzione, ma aspettavo una roba free jazz io. Questo è Massimo Urbani, eh. Mannaggia, ma scrivete qualcosa. Secondo me è Massimo Urbani. No, però il tenore Urbani suonava l'alto. Non è Massimo Urbani. Non c'è scritto niente. Ah, è Gianni Basso. Ah, c'è scritto. Nero a metà l'ha fatto Tullio? Nero... Mi sa che l'abbia fatto... Agostino? Agostino Marangolo. Nero... L'abbia registrato in America lui. Nero a metà. Però non sono sicuro. Però c'è qualcosa che ha fatto Agostino Marangolo. Erano registrato in America. Sono andati in America. Carlo, hai detto? Il Napoli centrale ha fatto nella metà. Quindi non è tu. Mi sa che c'era Marangolo. Perché io il primo live che ho visto di Pino Daniele era il tour di Nero a metà e c'era Agostino Marangolo, non c'era Tullio. Sì, mi sa che l'abbia registrato. Ma quelle registrazioni Tullio non le ha fatte tanto, con Pino Daniele. Avrà fatto 3 o 4 album. Perché già Iso Paz non era Tullio. Iso Paz, ma l'ha fatti proprio pochi. Pochi? Registrati, si faceva più che altro dal vivo, ma come registrazioni ce n'ha poche. Con Pino. Vediamo un po' se... Dov'è il batterista?
Cioè, secondo me ha fatto Vaimo sicuro, Bella Ambriana ha fatto, dove c'era quella di prima Tutta Nata Storia. Poi cosa ha fatto? Aspetta, disco Bella Ambriana. C'era un altro pezzo pure su Bella Ambriana, bello. Vediamo se c'è la playlist. Tutta Nata Storia, Bella Ambriana. Tarumbò, eccolo qua. Tarumbò, mo basta, io vivo che... E poche fa. Viewer, ce ne sono altri? Tarumbò, vediamo se me la ricordo. Cioè, guardate i nomi. Alfonso Johnson, che era il bassista dei Weather Report. Wayne Short. Anna Re, bellissima Anna Re. Un pezzo della Madonna. Però qui vedi, già si stava un po'... stava già cambiando faccenda. Un altro pezzo da Vaimo e poi andiamo a mangiare perché uno ha fame della Madonna. Vaimo, che secondo me, per me è il disco più bello. Have You Seen My Shoes, bellissimo. Un giorno che non va, notte che se ne va. Aspetta, no, fammelo vedere tu. Ah, c'era qua. Play all. Questo abbiamo già sentito. Ma questo abbiamo già sentito. Ma che ho? Ah, bello questo. Abbiamo sentito questo? Sì, l'abbiamo sentito questo. Allora niente. Abbiamo sentito tutti quelli. Dopo ci sono i lenti. È sempre. Have you seen my shoes? Questo era un lento. Una roba così un po'. Ah, Quando Chiove l'ha fatta Tullio, Quando Chiove. Quando Chiove era una sorta. Ricordate il pezzo di Billy Joel? Ma questa qua la. C'è. Ci ha messo in mezzo anche Troisi. No, e quell'altra, quella che dici tu è... Non è questa. No, quella di Troisi era la colonna sonora del film. Ah sì, no, è vero. Che si chiama... Dimmi quando era. Bravo, bellissimo quel pezzo. Bellissimo sto pezzo. Sì, era questo. Nino ha fatto un sacco di canzoni bellissime. Madonna. Dove sarei tu io? Che la tua bellissima. Forse in Africa che porta. Tu dimmi quando, dove sono le tue mani di tua. Verso un giorno. Achille è un buon uguaglione. Chilano Buono Guaglione su che disco stava? Ah, Rosario Germano, non c'è Tullio qua. Rosario Germano, pensa a te. Però non è Tullio, quindi non vale. Dai, ci vuole l'ultimo pezzo, dai, non possiamo andare a cena senza l'ultimo pezzo. Allora sai che faccio? Riprendo quel concerto alla TV svizzera. RSI si chiama la TV, giusto? Eccolo qua, gli essere mai vivi, pieno vento e terra.
vediamo un pezzo da qua. Dalla fiera di Zurigo, la radio televisione della Svizzera italiana presenta Musicalmente con Pino Daniele. Non tasta pubblicità, oh. Ah, così comincio. Devo andare a prendere un pezzo. Tarumbo, questo è quello di prima. Questa a me mi piace il blues. Sente pianissimo, vero? Guardate come slappa il bassista, non è alla Marcus Miller. Piatti tosco. Che strano sto stacco tirato indietrissimo per poi riprendere il tempo.
Cioè, nel pop tutti questi stacchi, ragazzi, cioè, ce li sogniamo la notte. Cioè, a parte che lui usa spesso i fill da big band, quelli sono fill da big band, da setup da big band, perché lui da lì arriva. Cioè, avete visto come suona in big band. Bene, io ho il calo di zuccheri, anche perché sono le 11:10. Se lo trovo quel solo lo pubblico nel gruppo, perché dopo mi ci metto a cercarlo al limite. Se magari devo con le parole chiave devo cercare in un altro modo. Settimana prossima ricordo che sono via, magari mando una mail, stavolta mando una mail, dico, la settimana blackout, proprio non pubblico, non, sono proprio fuori. E poi mi era venuta un'idea per le cose del martedì sera di lettura. Io in realtà ho suonato anche in un coro gospel, e siccome siamo a Natale io ho conservato ovviamente tutte le chart del coro gospel. Vediamo qualcuna, dai. Due, ne abbiamo solo due a dicembre. Sì, vabbè. Per cui quelle due pensavo di fare, perché il gospel è una figata, perché il gospel dentro c'è funky, c'è un po' di rock and roll, c'è pieno di obbligati, e ci sono dei video su YouTube, aspetta, come che si chiamava? Coro gospel, adesso c'ho il calo di zucchero, non me lo ricordo più, vediamo se scrivo gospel Ruggero. Perché non siano dei gospel chops. No, eccolo qua. Praise the Lord, eccolo qua. Questo qua era. Aspetta, ecco. Questo è uno shuffleone. Poi c'è questo, ci sono diversi video di quella serata lì. Questo non era male. E questa ha tutte le chart. E se non lo metti in share però sentiamo male, comunque lo stesso. Non esce, porco cane, no. aspetta sentiamo dalle casse lontano. No, aspetta qua. Sembra che sto fermo. La band non era male, perché il chitarrista era Pietro La Pietra, il bassista era... non me lo ricordo più, perché non vedo niente io qua, non li distingo, non me li ricordo più. Comunque ho la bella cartellina di Charts. E venne anche un direttore americano una sera a suonare. Ve lo raccontate quella storia lì? Ve la racconto in occasione di quella roba lì. Anche perché suonare nel coro gospel è, a parte che è pieno di ragazze e vabbè, però è divertente, perché c'hai la sezione ritmica, poi c'hai sotto tutti i fiati, quindi almeno 5-6 fiati, per cui insomma la band è divertente da suonare. Poi ci sono il tipico pezzo gospel, tun già, tipo Joyful, quella roba lì. Joyful, era questa? Con i raddoppi da follia. Tun già. Poi di mezza, poi raddoppia.
insomma, è da leggere sta roba qua, tutto scritto per Benino, sono charts però non sono trascrizioni, eh. Per cui vedrete probabilmente per la prima volta una chart che tu dici, ah ecco, non c'è scritto niente, che cacchio fai? Funziona così. Va bene, cari amici, vado a mangiare, non ce la faccio più. Okay. Ci vediamo lunedì, oggi è mercoledì, giusto? Sì, ci vediamo lunedì e poi andiamo a lunedì della settimana l'altra. Quindi lunedì ci vediamo? Sì, sì, lunedì ci sono. Sparisco martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e ritorno sabato sera. Vado a studiare, vado a formarmi, perché chi non si forma, sì. Si sforma. Bello. Il detto è: chi non si forma si ferma, ma la tua interpretazione, chi non si forma si sforma, è fantastica. Buonanotte. Buonanotte. Ciao, ciao, ciao. Chi non si forma si sforma, fantastico. Va bene. Allora lasciamo anche gli amici di Facebook e YouTube con la citazione della serata: è chi non si forma si sforma. Ok? Ciao, buonanotte.